Hello guys, today is my no makeup day. Ci stiamo preparando per andare a un caffè. In teoria dovrebbe venire anche Ross. Ogni volta è un po' un punto interrogativo. Io e Gianna ci mettiamo sempre a cercare dove possiamo andare, cosa possiamo vedere, caffè carini, diversi, eccetera. Questa volta andiamo vicino al Sogan Bridge. Se serve Gianna questa cosa, ci mette 66 ore per prepararsi. But explain why. Because I take a break. Sì, le piace prendersi i suoi tempi, esatto. Yeah. Va in giro. Giro, fa cose, cioè non è che si focalizza a fare quello. If I focus, I think I can get ready maybe one hour. Yeah, like I do. Yeah. Yeah. Maybe. I need 30 minutes. Yeah. But today no makeup. Oggi mi sento carina anche così. Voglio indossare un cappello e coprire tutta la mia faccia. Quindi andiamo a vedere. Ami si dovrebbe tagliare le unghie, ma non se le fa tagliare. Ami. You look so pretty. Ami, you look so pretty. Guardate, sembra una lucertolina. Sono le 13:15. Vediamo quanto ci mette Jenna a prepararsi. Deve solo fare la base comunque per informazione. Let's see Jenna's makeup tutorial. Just for the base. Use right my now. Fingers. Put that shit on my face. What is it? Just cream? What is it? Oh, the primer? Yeah. Primer. Yeah. Or sunscreen. Primer. Yeah, both. And then foundation. Yeah. Yeah. And the concealer and the foundation. Let's see. Nel frattempo laverò i piatti. Eccoci qua. Tarararu. Penso l'unica cosa che farò oggi è piegarmi le ciglia e magari mettere un po' di mascara. Però non voglio fare niente sul viso. Ah, che tra l'altro quando ho registrato lo story time si vedeva il riflesso del cassetto nello specchio. E tutti nei commenti a scrivere: ma il cassetto si è chiuso da solo? Ragazzi, ma voi pensate che il cassetto si è chiuso da solo? Cioè, tutto può essere, per carità. Però ovviamente l'ho fatto io. Cioè, pensavo si fosse visto che io ho fatto di questo. Poi ho fatto così con la mano e ho chiuso il cassetto. Mistero svelato. E poi prometto che in questi giorni vi faccio anche un piccolo recap di quello che sta succedendo nella mia vita. Magari registro un mukbang, qualcosa, che è un po' che non lo faccio, perché vi vedo tutti molto incuriositi, ovviamente, dall'argomento signore. Ogni volta dico no, perché il signore. Sembra sempre che io stia parlando dell'altissimo. C'è un ragazzo in questo momento nella mia vita che mi piace parecchio. Non lo mostrerò mai. Cioè, che sia chiaro, almeno cioè adesso proprio mai. Anche perché primo e cosa più importante di tutti, nulla è ancora ufficializzato. Siamo in una fase di conoscenza ed è meglio così, fidatevi, perché in Corea corrono sempre troppo velocemente. È una cosa che non mi è mai piaciuta, perché non hai neanche il tempo di conoscerti sostanzialmente. Quindi sono molto contenta che lui la prenda in questo modo. Cioè, anzi, aspettate, riformuliamo. Perché se fosse stato per lui, probabilmente mi avrebbe chiesto il tutto, tipo il primo incontro. Perché noi prima ci siamo sentiti un pochino per messaggio così e poi ci siamo visti. Però diciamo che lui al momento ha una situazione un po' delicata, lavoro, famiglia, eccetera, e quindi è un po' per quello che sta prendendo il suo tempo. E quindi lui mi dice continuamente: non è che io non voglio, è che al momento non posso darti quello che vorrei darti. E quindi sta prendendo un po' il suo tempo in questo senso. Però l'affetto, tutto il resto, quello c'è, stiamo molto bene. Lui è uno che parla tantissimo, al contrario mio. E anzi, da un lato mi fa anche strano avere questo tipo di atteggiamenti con qualcuno, perché lo sapete, io sono sempre stata sola. Però proprio per questo mi fa capire che ci tengo, perché di solito non mi comporto mai così con nessuno. Quindi lui è arrivato a questo livello è perché se l'è guadagnato, insomma, in qualche modo. E ovviamente io capisco anche la vostra curiosità, perché io farei lo stesso. Però capite anche me e il fatto che voglio rispettare questa cosa, insomma. Quindi per ora no picture. Anzi, se mi seguite su Instagram, qualche spoiler io ogni tanto li metto. Niente di esplicito, però qualcosa c'è. Poi lui è la persona tipo più antisocial del mondo, quindi figuratevi. Ecco, per dirvi, molte persone ogni tanto mi scrivono: oddio Ila, io lo immagino così, io lo immagino così, colà. Non c'è nessuno che ci ha mai preso finora, perché tutti mi dite: io me lo immagino pieno di tatuaggi, io me lo immagino pieno di piercing, io me lo immagino così, colì. In realtà è un ragazzo molto normale, il che apprezzo, onesta. Ma è molto pacioccoso. Cioè, io lo dico sempre: immaginatevi JK, per darvi un'idea, il
contrario, cioè lui non ha tatuaggi, non ha piercing, non si veste di nero, la maggior parte delle volte almeno. È uno stile completamente differente, però ci mancherebbe, insomma, non è che stiamo qui a paragonare, voglio neanche che passi questo messaggio, insomma. Però è per darvi un'idea, ecco. C'è un motivo per cui lo chiamo Winnie, perché ha tutta la sua panzetta carina, coccolosina, un po' di doppio mentino così. Vabbè, io ho detto non mi truccavo comunque, sto iniziando applicando un po' di gel colore. E io questi giorni sono stata a casa a lavorare. Diciamo che principalmente quando non riprendo le mie giornate è perché sono a casa a lavorare e magari, insomma, è un po' noioso da vedere. Anzi, se voi avete qualche idea di qualcosa che volete vedere in particolare, scrivetemelo. Mi metto un pochino di mascara. Penso utilizzerò questo qui oggi, Hanol Fix Mascara. Questo qui è di Round and Round. Vedete come le prende bene. Poi vabbè, io devo per forza utilizzare il piegaciglia, che almeno me le alza un pochino. Ah, tra l'altro ho fatto un ordine su Amazon, mi sono fatta spedire a casa in Italia un siero per le ciglia che ho visto e ho sentito parlarne molto bene. Tra l'altro perché non sapevo, non ero sicura se qui le cose da Amazon arrivassero. Tipo Jenna ha provato a prendere qualcosa ma non è ancora arrivato. Dice bloccata la dogana, quindi staremo a vedere. Comunque vabbè, quando vado poi a Natale me lo vado a prendere. E via, il tempo sta volando, quindi poi quando saremo lì lo proveremo. Buongiorno ragazzi, stamattina mi sto preparando la colazione con il riso che mi ha avanzato ieri e ci ho mischiato un ovetto dentro. Ho la faccia un po' sbattuta, mi dovrei lavare i capelli ma non ho tempo di fare niente perché oggi devo andare ad aiutare Marco in agenzia a registrare un video. Vi porto con me, così facciamo tipo il backstage, perché viene un ragazzo di un gruppo K-pop che è famosino, ma cioè ovviamente non è un gruppo K-pop di quelli alti. C'è un tizio che sta scatarrando fuori da mezz'ora, non sto scherzando, quando finirà la sua saliva non ne ho idea. Poi dopo devono venire i ballerini dei BTS e io sarò casually lì facendomi i cavoli miei. Sarà una bella esperienza. Devo truccarmi, ve lo dico. Oggi ci prepariamo perché comunque dobbiamo andare a Gangnam. Probabilmente dopo andremo anche a cena insieme, quindi vabbè, adesso finisco di fare la mia colazione, skincare, insomma lo sapete tutte cose. Finisco anche di editare la copertina del video che esce oggi e poi ci sono. Sto ricontrollando il video che esce oggi, devo, vedete, finire di scrivere il titolo, fare la copertina. L'amica si è svegliata, qua devo togliere i panni. Ogni volta controllo i video che devono uscire. Jenna ha detto questo video farà un sacco di views perché ci sono io. Il problema è che lei c'è sempre. Però questo video è molto simpatico, posso dirvi. Questo video è molto interessante. Prima facciamo cose mai viste, ma penso in generale. Chi è che si mette a personalmente una torta, raga? Ma che figata pazzesca è. Sono le 13:15 e io devo stare in studio alle 4:30 in realtà. Non so perché avevo l'idea che fossero le 2:30, quindi mi sono svegliata a mezzogiorno. Potevo dormire di più. Pensavo di aver fatto tardi, invece sono arrivata esattamente come Marco, quindi meno male. Gli ospiti ancora non sono arrivati, a me premeva più che altro quello, perché ovviamente poi viene visto male, no? Quindi visto che ci sono appunto... Non ho capito se è un gruppo o un ragazzo del gruppo, perché Marco mi spiega le cose ma a volte è un po'... Mi sono fermata un attimo al 7-Eleven a prendere un panino. Un paninetto, come si chiama questo? Un egg sandwich e l'acqua, perché penso dovrò stare lì un po' di ore. Quindi onestamente non voglio stare con la cosa di dire oddio poi ho fame, poi non mi posso muovere, bla bla bla. Arrivo, Marco mi dovrà aprire perché io come sempre non mi ricordo il codice, che questo è lo studio della nostra agenzia con cui ovviamente lavoriamo qua a Seoul, che in teoria potrei sfruttarlo anch'io, ma letteralmente è dall'altra parte di casa mia, letteralmente. Ah, posso salire su questo? Ciao belli! Porta il bello quello vero, scusa. Scusa? In questo caso rischio. Ma guarda, io spendo i miliardi per rifarmi, sembra una Barbie. Ciao ragazzi, allora a quanto pare io non sono ben voluto in questo vlog, perché qui c'è qualcuno che ha delle preferenze e non va bene. Però vabbè, accetto di non essere più bello oggi. Aspettate, c'è un motivo però. I cingo di YouTube è... Oh. Ah, posso riprendere? Chiedilo. In saluto, signora. Ecco, vediamolo qua. Ragazzi, yeah, scusa. Scusate, lui è più bello. No, non è vero, non sono d'accordo. Vabbè, c'è un po' No. Yeah, because he's blonde. No, chiediamo, scusa. Dunque, se
잘생겼어요. 제가 아니면 당연히 마르코 님. 그러니까요. 그러니까 I missed the Marco. 아, beh ragazzi, è andata così. No, non potete parlare in coreano senza di me. Vabbè. Vabbè. Pronto? Ok. Pronto. So, this guy is a rock singer. Uh-huh. But you know it's an audition show, so you have to kind of reach. No. Oh no. Okay. Non vedo l'ora di vedere il video. Good skin. Except for the tattoo. Oh. Look, tattoo here too. Okay, Elia, dai, Elia. Did you like Elia Capezzoli? Yeah. Yes. Capezzoli. Capezzoli. What is Capezzoli? Nipple. Sono venuta nel solito posto dei mandù, mi sono presa i spicy con noodles. Qua Gianno cosa ho preso? Mandù. Cristina cosa ho preso? Scotch e biscotti. 1, 2, 3 Cristina scusa, comunque sta ci viene e ci dice sbrigati a mangiare, ti devi sbrigare adesso. I don't know, ma prima non era così, c'era un altro e non era così infazzoso. Okay, this is the last time. You went right, last time in the press. Ho un po' paura sto signore. Ma poi non è che dici c'è qualcuno. Non lo so, non c'è nessuno. Ragazzi, abbiamo preso dei churros io e la Cris. Questo, a Cristina ha un problema con la cacchio di cannella. Però ha detto l'altro te lo sei mangiata Cristina, quindi è un ipocrita. Secondo me è tutto nella sua testa. Ah, due insieme. I wish you could put it in your mouth. Sorry. Siamo sempre noi. Oh, it's a video from last year. Yeah. Hey, but without churro. Let's go. Oh, I'm good now. Okay, let's go. No. She's a vlogger now, not just an influencer. Yeah, but I always cut myself. Yeah, no. You have to feed them. Yeah. Benvenuti in un'altra giornata. Sto facendo colazione ma è pranzo, perché ovviamente siamo andati a dormire tardi. Avete qualche dubbio? Io e Gianna dobbiamo cominciare la nostra dieta insalata. Ieri siamo andati a comprare le cose al supermercato, tutte cose healthy, bravissime siamo state. Dobbiamo un attimo rimetterci in forma prima del suo compleanno. Vedremo come andrà a finire. Comunque stamattina mi è arrivato un pacchetto, ho già scartato tutto quanto, sono entusiasta perché ci sono un sacco di prodottini nuovi, ma ve ne parlerò più avanti perché adesso devo testare, devo vedere, perché con l'occasione appunto ne ho approfittato e ho preso un pochino di robe che ho sempre visto virali di qua e di là eccetera eccetera, e su questo sito c'è tutto, quindi non vedo l'ora di potervene parlare. Che vuole questo gnomino? Vuole la mia insalata? Non ho capito come funziona. Programma di oggi: devo assolutamente riuscire a registrare un contenuto per un reel che ho in collaborazione con un brand che adoro, e volevo andare fuori a girare qualche clip, ma penso andrò domani mattina perché oggi c'è un cielo bruttissimo, quindi oggi giro quelle indoor e domani quelle outdoor. Dopodiché devo assolutamente fare la tinta a questi capelli, perché se registro così anche però, cioè, io posso vedere letteralmente dove c'è il mio colore. Chissà perché in camera non si vede così tanto. Situazione pelle sempre di merda, fatemi passare questo termine, perché sono veramente arrabbiata. Non capisco quale sia la cosa, perché non ho cambiato prodotti per la skincare, robe, sapete, no, magari a volte può succedere. Non ho cambiato cose che mangio, perché mangio sempre le stesse cose. L'unica cosa che può essere appunto ciclo, ma ormai è passata una settimana e mezza, quindi direi anche basta. Stress, cioè a questo punto lo devo dare allo stress, perché questi giorni stiamo tornando tardissimo, sto lavorando tantissimo, per fortuna, per carità, nessuno si lamenta, però appunto è difficile riuscire a incastrare tutto quanto. Ad esempio anche il signor Winnie mi ha chiesto cosa fai domani, nonostante non ci vediamo da quasi una settimana, e vorrei dirgli
sono libera, perché in realtà ho delle scadenze, ho delle cose da fare, quindi non posso. Vediamo come andrò oggi, vediamo. E devo passare anche da Daiso a comprare assolutamente la spugna per la doccia, perché se non la cambio, penso prossima volta mi metto a vomitare. La dieta anche per la nostra amica Lorina, guardando sempre la serie colombiana. Metta le cuffiette, quindi non ci sente. Che poi siete tutti molto curiosi di questa cosa, cioè, perché Gianna vive qui a casa mia? Semplicemente volevamo stare insieme, le ho detto piuttosto che pagarti un Airbnb, una cosa quando vieni, stai qui, tanto c'è alla fine che dobbiamo fare, nel senso. Quindi questo è molto semplice, lei non vive qui, questa è un'altra cosa che mi avete chiesto, perché la vedete che appunto viene molto spesso, però ha un lavoro che, tipo il mio, le permette di poter viaggiare, quindi può lavorare anche da remoto, insomma. Detto ciò, è il momento di fare la nostra tinta. E in realtà ieri sera, allora ragazzi, ieri sera ho avuto un mental breakdown di quelli tipo enormi, giganti, immensi e quello che vi pare. Volevo ritagliarmi i capelli, cioè ho detto no, domani adesso faccio la tinta, mi taglio i capelli, fine. Il che si può sempre fare in tempo, ma non so se mi sento pronta. Poi ritornerò al momento in cui saranno a questa lunghezza, si faranno così le puntine e impazzirò. Proverò a resistere a questo impulso che sento irrefrenabile. Per ora appunto facciamo la tinta, almeno dopo posso registrare il contenuto che devo fare oggi. Tinta in posa, Jenna si è messa a dormire un'altra volta. Sono le 4 di pomeriggio, devo assolutamente registrare almeno l'inizio di questo reel. E nel mentre farò anche un'altra cosa. Ho cercato di pulire un pochino tutte le parti dove mi sono sporcata con la tinta, ogni volta un disastro. E prima l'applicavo sempre col pennellino, facevo tutte le righe, ci mettevo gli anni del Signore eterno e quando pure è risceso, insomma, un casino. Quindi adesso faccio le righe più grossolane, applico il prodotto e poi col guanto massaggio. E almeno faccio prima, però è un po' più caotica la situazione. Poi io odio quando mi si macchia, vedete qua l'orecchia ad esempio, quindi ogni volta devo ripulirla. Sì, devo finire assolutamente di fare queste cose oggi, perché signor Winnie a quanto pare ha le fregole al chiul, come si suol dire. Quindi mi fa: dove vuoi andare domani? Lui già aveva premeditato tutto. Ma là che cosa mi chiedi dove voglio andare domani? Perché mi fa: no, ho già fatto. E io: cosa hai fatto? Perdonami. Cioè, dove dobbiamo andare? Quindi mi porta all'acquario. Cerco di registrare, promesso che stavolta cerco di registrare, ovviamente senza riprendervi lui. Anche perché all'acquario avevo portato l'anno scorso quando sono andata con Dayoung, vi ricordate? Perché ripeto, lui sa quello che faccio e tutto quanto. Però, boh, mi fa strano mettermi là così a parlare in italiano mentre registro e per i fatti miei. Ma non mi pare carino, quindi un conto è riprendervi, no, le robe. Mamma mia che casino, cioè non si può di niente. Un conto è riprendervi le robe, insomma, un conto è mettermi là chiacchierammela, quindi così. Poi mi sta anche venendo un leggero languoros, quindi penso prima mi sciocco il capello, poi mi mangio qualcosa. Ultimamente abbiamo degli orari proprio sballatissimi. Ok, primo video registrato, mi sono truccata e adesso mi sono piastrata i capelli. Tra l'altro ho usato un prodotto fighissimo. Vabbè, ovviamente ho fatto la tinta, quindi tutta un'altra storia, mi sento una persona nuova. Però non so come farvi vedere la lucentezza proprio dei capelli. Ho usato una bella maschera nuova e anche un siero. Quindi ora filmo il reel, che è la cosa principale che mi preme fare oggi, e poi domani mattina filmare altre clip. In realtà ci vorrà di meno a filmare questa cosa adesso di tutto il tempo in cui ci ho messo a prepararmi. Non ci chiedete cosa stiamo facendo ora, ci è venuta una mozzana idea, perché ho detto: Genno, io sono truccata, ho finito di lavorare, fare le cose eccetera, ora che fare? Cioè, o mi strucco o mi porti a qualche parte, che facciamo qua? E Genna era struccata e ora si sta preparando. E ve l'ho detto, lei odia prepararsi così di corsa. Per una volta ci siamo riuscite, eh. Dove andremo? Già lo sapete. Persone che non sono mai venute in Corea, che magari neanche gli interessa minimamente la Corea, ogni volta che mi devono scrivere scrivono sempre Hongdae. Cioè Hongdae è la sicurezza di tutti. Quindi niente, a volte facciamo queste cose anche solo semplicemente per uscire un attimo. Tutto il giorno dentro casa e io sto ancora continuando a pulire, comunque adoro. E niente, vediamo se facciamo qualcosa di interessante, ve lo riprendo, altrimenti questo è. Così arrivate, possiamo attraversare, possiamo attraversare. E questo posto è chiuso, ragazzi, ma in che senso è chiuso? No! Malissimo. Vabbè, troverò qualcosa. Che vi devo dire? Comunque troverò qualcosa, io così troverò qualcosa. Neanche qua posso farmi un selfie, tutto distrutto. Eccola la mia amica, come sempre.
guardate, c'è sempre un botto di gente qua, impossibile. Ovviamente, siamo state fuori, siamo state, scusate, dentro casa, non ci ricomincio più niente. Siamo state dentro casa tutto il giorno. Quando è che doveva appiccicare? Adesso. Stavo parlando, mi sono sentita una goccia in bocca. Mi hanno ritrovato il pantalone. Interrotto. Madonna. Personalmente sarebbe anche il mio preferito se non costasse 60.000 won. Quindi lo eviterò per un po', che dire. Però questo negozio è bellissimo. Sulla via di Hong con la lì. Siamo finiti a mangiare con Juan. Juan. A gara. Ok. Juan è sempre entusiasta. Buongiorno cari, oggi mi sono alzata, ho mal di pancia, terribile. Ogni volta che devo fare qualcosa mi ritrovo che ho sempre qualche problemino di stomaco. Vabbè, ci penseremo più avanti. A questo punto, stamattina mi sono svegliata alle 9 perché devo finire di fare dei contenuti, prepararmi e poi appunto uscire con il signor Winnie, come vi ho già spiegato anche ieri. Ami è lì che ha fatto la pappina. Visto che la cosa che devo filmare all'esterno oggi è soltanto il prodotto, diciamo, posso uscire tranquillamente in queste condizioni. Fa freschetto, devo dire, c'è una ritta bella gelida, però quel gelo bello che ti attosta, non so come spiegarvi la sensazione. Tra l'altro questa sera c'è l'ultima serata, spettacolo dei droni a Tucson, che è sempre un'altra parte del river che ovviamente passa per tutta Seoul, quindi potete immaginare quanti pezzi poi ci sono, no? Quanti spot differenti. Come vi ho portato appunto Yeouido, c'è Bangpo, c'è Tucson, bla 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 bla. Quando ho organizzato appunto la giornata col signor Winnie mi sono completamente dimenticata questa cosa dei droni. Quindi Jenna ieri mi fa: ma quindi ce la fai ad arrivare lì per le 8? Perché c'è le 8 e dura 20 minuti. E io, ops, forse mi sono scordata. Questo è quello che intendevo quando mi devo ancora regolare con questa cosa, perché una giornata non è abbastanza per fare tutto, per stare con tutti. È un po' complicato. E quindi niente, credo dovrò aspettare l'anno prossimo. Vabbè, comunque fatto sta che adesso mi faccio un borsone con tutte le cose che mi devo portare per riprendere e vado al parco qua dietro, che ci sono dei begli alberi autunnali, e quindi mi era venuta questa idea di fare questa cosa. Allora, devo essere onesta, pensavo ci fosse meno gente, infatti ho detto a Jenna vado a quest'ora perché almeno non c'è gente. C'è più gente a quest'ora che nelle ore belle prepotenti, quindi non so bene come fare o come mettermi. Però beh, tanto qui se ne infischiano sostanzialmente. Cioè mi guardano perché sono straniera, non per quello che faccio. Cioè mi guardano perché parlo un'altra lingua. O almeno mi devo convincere di questa cosa. Se mi convinco di questa cosa, vabbè, tanto lo devo fare, cioè nel senso è una cosa del lavoro, non è che io posso spiegare. Quello che devo mettermi per forza qui, perché ci sono gli alberelli più carini e non mi va di entrare nel punto, diciamo, più di là, perché poi sono troppo lontana. Di qua invece c'è troppa luce, quindi devo per forza mettermi qui. È il tuo momento di scegliere. Qui abbiamo tutti i fanco dei BTS. Ami, scegli il tuo preferito. Bravo. Ma a te piace proprio lui. Scusate. Errore. Perché mi sembrano simili, perché c'è l'orecchino e la stessa capigliatura. Questo è Jimin in teoria. E questo qui è Taehyung. Di cosa hanno le differenze? Eyelashes. Yes, eyelashes and no earrings. Ovviamente sono in ritardo. Comunque, a parte questo, sto correndo verso la metro. Prima mi sono messa sto coso, mi sono sporcata tutto il colletto, pulisci il colletto. Poi attacca la piastra. No, vabbè, ma non serve la piastra. Evitiamo di fare la piastra. Dopodiché, vestiti, quello che avevo pensato, alla fine andava bene. Non sanno guidare, alle biciclette non le dovete prendere. Cioè, non le dovete prendere. Mi sono preparata a truccare. Cioè, io parto che dico, sto in anticipo, mi trucco tra mezz'ora e poi faccio tardi. Bello. Stiamo comprando l'acqua. Wait, show me. Ok. No, volevo farvi vedere Trumpo il Pepero Day. Guardate cosa hanno fatto quelli delle mie jeans. Io mandare a Rose subito. Olympic Park? Ah, that's the entrance? Ok. Non ho capito dove stiamo andando adesso. Olympic Park sicuramente.
fare cosa. Non l'ho capito perché ogni tanto mi porta nei posti e basta. Cosmos? In the park. Cosmos and some tree? A tree. È romantico, posso dire. Non so, mi piace fare queste foto romantiche, vedete. Bello qua. Super pretty. Sembra un po' Central Park. Guardate che bello. Sì, intanto lui mi fa le foto a me. Cioè, me lo vorrei riprendere perché è buffo. Però è molto carino. A questa parte meno. Yeah. Non so perché ogni volta si ostina a farmi fare le salite. Why? This is the only way? Ne è valsa la pena. Oh, che carini! Di sera è super carino. Guardate la torre. La torre. Bella. Stiamo aspettando di attraversare. Ragazzo a caldo. Però mi sto tenendo la borsina. Che cucciolo. Buono signore! Questo abbiamo preso i noodles, quelli con l'olio di gorilla. Mandù! Passiamo, che non mi piace. Non mi piace. Yeah, you like it. Ok. Questa cosa che il tè da bere alla fine. Oh, non riuscivamo a capire che cos'era. Alla fine sono riuscito, a parte si è spazzolato tutto. Anche il mio comunque. Alla fine abbiamo capito che era prugna. Gnam. No, gnam. Il tè alla prugna. Che era prugna. Lam. Lom. Prugna. 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 Prugna e splam. Prugna. 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 Ecco perché infatti dicevamo, no, sembra troppo liquido quella della VIP. Infatti è uguale. Cioè se faccio così. È di questa della VIP. Comunque sono carini i capelli così, devo dire. Amazing. Sì, si è spazzolato tutto, adesso fa. Adesso fa il vago, anche se ti doveva anche pulire i denti. Ah, ma i denti sono clean right now. Ah, it's the tea. Maybe that's why they give you tea. After. Maybe. We have water too. Ora andiamo all'acquario. Se si sbriga. Crocodile. Questa è la prima parte. Con i rettili. Che bello. Con le lucette. Molto carinello qua. Credo ci siano i pesci, qua sono tutti i pesci. Oh, le lontre stanno facendo una nina con gli ami. Guardate i piedini. Ami. Sì, nessuno nuota purtroppo. Credo che qualcuno ha ammazzato la zanzara nel mio palazzo, l'ho lasciata lì. Comunque, sono tornata ufficialmente a casa. Zara non mi risponde su WhatsApp, quindi non ho capito dove sia, effettivamente. Lo scopriremo subito. Ma non c'è. Ma non c'è. Io. L'altro giorno gli ho detto, ma tu non li lavi mai i pennelli. Ora sono lì. Amore, ciao. Fammi togliere gli stivali, amore. Aspetta che questo è complicato. Apparentemente Jenna non c'è, ma c'è un altro coinquilino a quanto vedo. Mi sono alzata per andare al bagno e chi mi trovo che cammina? Ora devo cercare un foglio di carta. Non ucciderlo ovviamente perché ci mancherebbe altro. Poi ragno porta guadagno qua, ce la tiriamo pure. Però porca la miseria! Tutto ciò Ami è libeato che si sta. Amarok! Certo, tu potresti aiutarmi, tutto il pazzo, mamma mia, tutto riccio. Jenna mi ha scritto adesso, e aioido.